Salvador Bahia e ebbe la fortuna di incontrarmi con il cardinale di allora, il cardinale Moreira. Non l'ho anticipato perché io, prima di prendere la decisione, mi ero consultato con un sacerdote della mia città che teneva i contatti con le missioni di Brasile. E avendogli un po' esposto al mio progetto, lui mi disse: ma perché non prendi contatto, non scrivi al cardinale di Bahia, ti accenni un po' a questo tuo progetto? Boh, io non ci ho neanche pensato di stare, non sarà che il cardinale ha tempo di pensare di uno sconosciuto, non ci ho pensato proprio. E però con il passare del tempo mi è venuto un po' l'idea: ma perché no? Perché non assumere questo come una sfida? Una sfida. Per aereo, nel tempo di 28 giorni, arrivato, da quando io mandai, arrivò la sua anche risposta, molto incoraggiante. Io accennavo così ad un progetto che da tempo avevo, un progetto che si riferisce a quella che potremmo dire un po' l'attualità della pneumatologia, quella disciplina teologica che studia lo spirito. C'è anche lo Spirito Santo, ma non c'è solo lo Spirito Santo, ci sono anche altri attributi dello Spirito, a cominciare da quello di veemente, così come si manifesta a Pentecosti, innanzitutto uno Spirito veemente e poi c'è anche lo Spirito Santo. Tante belle cose per cui io da tempo avevo un po' questo progetto, così tipo fare in modo che questo riferimento diventasse qualcosa di concreto, in qualche modo si istituzionalizzasse questo riferimento nella Chiesa, un istituto di pneumatologia, perché io ne accennai al cardinale. Il cardinale era un domenicano e quindi conosceva molto bene alcuni testi di alcuni teologi domenicani, i quali uno di loro in particolare aveva dedicato più di 1000 pagine ad un certo autore chiamato Gioacchino da Fiore. Gioacchino da Fiore è passato la storia come il profeta dell'era dello Spirito Santo. È vissuto nel 1400. Bene, lui è stato, lui era un monaco cistercense, si dice un breve riassunto. Poi? Sì, non so se è tale. Sì, vabbè. Per dire in poche parole, lui è stato, sì, è riconosciuto anche autorevolmente come in certo modo un profeta. Dante stesso lo colloca nel paradiso e lo denomina l'abate Gioacchino di spirito profetico dotato. Perché? Perché lui aveva previsto, profetizzato, una terza era che lui chiamò era dello Spirito Santo. Lui aveva una concezione della storia che in qualche modo esprimeva in forma esemplare il mistero trinitario. Come lo diceva, lo riconosciamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, così, secondo la sua concezione, no, anche la storia in qualche modo dovrebbe riflettere, no, l'impronta propria delle persone divine. Allora lui diceva, c'è stato un'era dell'Antico Testamento che può riconoscersi come l'era del Padre, un'era dominata dalla legge, no? La legge dell'Antico Testamento, occhio per occhio, denti per denti, eccetera, no? Bene, poi quest'era avrebbe lasciato il posto all'era del Figlio, e quindi i valori sono evidentemente cambiati, sono progrediti, nel senso che il riferimento non solo è diventato l'amore, l'istituzione dell'Eucaristia, la sacramentalità, eccetera, eccetera. Ma lui non finisce qui, lui non si limita a questo, lui dice no, deve arrivare anche una terza era, un'era che avrà come riferimento esemplare lo Spirito Santo,
no? Parliamo un po' questa stagione, alla stagione estiva o al mezzogiorno, come l'ora della raggiunta pienezza, no? Del sole, del fulgore, eccetera. E quindi un'era d'amore, no? Nella quale l'amore dominerà veramente, no? E accennava che ci sarebbe anche un passaggio di consegne, e qui andiamo un po' su un terreno molto delicato, molto critico. Dico, attenzione, io riferisco, ma io non sto riferendo, e noi in qualche modo osserviamo con un certo occhio critico, ma non dato dietro al fatto di riconoscere, come Paolo dice, San Paolo dice, quel buon messo. Lui dice che in pratica nel passaggio alla terza era avrebbe anche un passaggio di qualche modo di autorità, ossia Pietro dice lascerebbe il posto a Giovanni, l'apostolo Giovanni, l'apostolo quello che è appunto indicato più volte nei Vangeli come l'apostolo amato. Quando lui parla di se stesso, lui si denomina così, il discepolo che Gesù amava. Ed è singolare il fatto che non viene data una giustificazione. Perché lui era incronato? Non c'è una spiegazione. L'amore poi non conosce molto certe regole. Era il più amato. Tanto che addirittura la tradizione greca, patristica, coniato solo per lui un vocabolo, un aggettivo. Sapete che lui nell'ultima cena poggia il capo sul petto di Gesù? Bene, la tradizione greca ha coniato per lui questo attributo, epistetios, che vuol dire appunto colui che detiene il capo sul petto di Gesù. No? Bon. Quindi appare con una certa evidenza, una nota direi privilegiata di Giovanni, si potrebbe dire, ma non è Pietro, perché Gesù si rivolge a lui, no? Dice, chiami tutti gli altri, dice sì, Signore, certamente, dopo i tre tradimenti, quando Pietro si reincontra con Gesù, Gesù gli pone quell'interrogatorio molto direi duro e veramente che tocca profondo, mi ami tu degli altri? Sì. E anni più lunghe, sì, tre volte. Allora, questo è, ma allora chi è? È Pietro o Giovanni? Non credo sia difficile. Qui un po' gli autori mistici che lavorano molto sulla logica dell'amore hanno facilmente riconosciuto un po' quali sono i termini della questione. Ma sì, certo, Pietro è chiamato ad essere il più amante. Amante è colui che fa di tutto anche con tutti i suoi mezzi, i suoi sforzi per esprimere l'amore, quindi c'è molta parte della sua iniziativa. Giovanni è più amato, non c'è spiegazione, è così. E questa è una logica che veramente appartiene ai doni di Dio, ci sono certi doni che non si giustificano. Perché San Paolo, che era un accanito persecutore, un bestemmiatore, è stato scelto? Non deve indagare perché. Non c'è una ragione nella nostra logica. Io scendo secondo il suo piano. Quindi per noi, l'ingiustizia, certo, vuol dire, secondo la logica umana, che ci sono altre ragioni. Bene, quindi Giovanni è la nostra cultura. E poi c'è un particolare, adesso non so se mi sto ricordando. C'è quello che ha fatto in Brasile. Pronto, allora in Brasile mi incontrato innanzitutto con il cardinale Moreira, lui era domenicano e un teologo domenicano, Henri de Lubac, si era appassionato con Gioacchino da Fiore, tanto da dedicare a lui più di 1000 pagine. E conclude dicendo che nonostante tutti i problemi, le difficoltà, peraltro le accuse, perché è stato in certo modo la sua dottrina trinitaria, non è stata accolta dalla Chiesa, è stata pubblicata un po'. In ogni modo lui dice che chi si incontra con Gioacchino da Fiore resta indubbiamente affascinato.
Quindi c'è un discernimento da fare indubbiamente a suo riguardo, ma ciò non toglie che in qualche modo è stato un profeta, lui ha anticipato i tempi, Gerubbabele lo riconosce chiaramente. Ma venendo a noi, quindi, il cardinale Moreira dice, ma ci sarebbe una buona opportunità quella di un istituto di cronologia per riconsiderare la figura di Gioacchino da Fiore. Perché è un po' d'attualità la questione, no? Quindi vorrebbe la prima di discussione. Di fatto, poi io fui così invitato a assumere un po' agli ricorsi presso l'Istituto di Scienze Religiose e dopo il primo anno già questo istituto accolse la proposta e aprì un corso di specializzazione biennale in pneumatologia di 2 anni. Bene, per proseguire poi, dopo i 2 anni sorse a Salvador Bahia una nuova facoltà dei monaci benedettini e ricevetti con l'invito, non rifiutai, cose ben volentieri, e pertanto dal 2002 ad oggi io ho svolto questa mia attività presso la facoltà denominata São Bento, che vuol dire San Benedetto, di Santa Giovanni. Anche qui è stato aperto un corso chiamato di post-graduazione, quindi un biennio di specializzazione in pneumatologia. Perché ho visto che, come dire, l'ambiente è molto accogliente, molto, molto, e ho visto così anche dei frutti in questo senso. Diciamo che in Italia ancora non c'è stato, ci sono stati dei tentativi, degli inizi, poi ci sono state qui delle prove, sono venuti meno alcuni colleghi, peraltro due, non uno, a breve distanza, che avevano gestito con me questa causa. Quindi in qualche modo io mi sono per ora limitato al Brasile, ma chissà se verrà il tempo nel quale anche in Italia fosse possibile aprire, introdurre un po' questa causa. Direi proprio che è una causa che i papi, io ho raccolto molti testi di tutti i pontefici, da Paolo VI a Giovanni Paolo II, che sono molto espliciti quando si riferiscono alla qualità della pneumatologia. Lo Spirito Santo è il movente dell'attività apostolica, è insomma tante altre cose per cui sembra veramente confermato questo aspetto di qualità. Perciò speriamo, chissà se nel futuro sarà possibile lavorare anche qui in Italia in questo senso. La cosa importante è che il professore è un laico. Queste cose che di solito fanno i sacerdoti. Questa è la grande novità, che in Italia è stata bloccata dal fatto che la teologia non è stata riconosciuta dallo Stato, quindi si è una cosa riservata al clero. Invece adesso che effettivamente le scienze religiose possono essere, c'è la facoltà di scienze religiose riconosciuta dallo Stato, quindi secondo me è proprio una cosa importantissima. Io l'ho detto un mese fa, cercherò di trovare persone da mandare corsi di teologia, come ha fatto, come si chiama la nostra figlia? Daniela. Perché la teologia deve proprio essere in mano al mercato, deve essere una facoltà che insieme alle altre facoltà della teologia, della società, Bologna, c'è lettere, filosofia, teologia, cioè che l'insegnamento della teologia, ora non dico che le forze del clero sono deboli perché in questo dovrebbero dedicarsi, ma effettivamente il clero sta diminuendo, è bene che faccia il lavoro suo, perché il clero, chi è sacerdote, ha dei poteri e deve esercitare quei poteri lì, i servizi che deve fare. Però questo quindi per me è un campo
penso, anche si parla anche dell'inserimento della donna nella Chiesa, e io credo che questo sia il campo in cui ci si deve specializzare e correre con velocità, perché rischiamo di essere in ritardo. E il ritardo qual è? È che il livello attuale, diciamo, medio dell'italiano, non è solo le scuole superiori, ma l'università. Chi è che non mira ad andare all'università oggi? Quindi, allora il laico deve trovare un modo di aggiornarsi sulla teologia, sapere presentare, poterne parlare con una tecnologia adeguata. E per questo non basta l'insegnamento fatto dalla Chiesa, dal clero, ma ci deve essere proprio il laicato che si lancia in questo campo, e qui non ci sono limiti. Quindi, possono fare molto. Cioè, quando Gesù ha lasciato, no? Ha lasciato il mondo allo Spirito Santo. Quindi non è già l'epoca dello Spirito, cioè non è stato lui a introdurre questa terza epoca, sì, diciamo? Sì, è una domanda molto ben posta, molto proposta. Sì, sì, io adesso ho fatto un cenno ad un autore che ha presentato alcuni aspetti critici della questione cronologica, che infatti la Chiesa l'ha un po' affermato su certi aspetti. Ma la questione di cui lei accennava è una questione assolutamente biblica, ossia Gesù stesso, non solo quante volte, ma è veramente il senso stesso del mistero pasquale, è ordinato allo Spirito e alla venuta e alla manifestazione dello Spirito. Si potrebbe dire nel modo più semplice che tutta la cristologia è ordinata alla pneumatologia, ossia la pneumatologia è il compimento della cristologia. Quindi non c'è il pericolo che la pneumatologia, può esserci per carità, non saremmo noi l'abbiamo gestito, non c'è il pericolo di una autonomia della pneumatologia in rapporto alla cristologia, con sulla genetica, ma la pneumatologia è il compimento. Quello che Gesù ha detto, diranno delle cose che io non ho detto, certo. Faranno delle cose più grandi delle mie, certo. E quindi è un problema insieme. Sì, sì, sì. E un'altra cosa, cioè il discorso di Pietro e Giovanni. Sì. Cioè, Pietro dovrebbe essere messo da parte, se ho capito bene, sì. E dovrebbe. Allora, molto ottimo anche questa domanda. Mi meriterebbero uno sviluppo circa di proverò. Perché l'ho affrontata per anche un po' all'inizio di questo testo qui. Vede, non so se quanto tempo ho scritto. Un quarto d'ora. Io ho pensato di riportare questa immagine che si riferisce alla scena centrale del giudizio universale. Perché? Perché è un passo significativo quello che Michelangelo ha intuito. Non che questo sia biblicamente fondato, ma è interessante che cosa? Che lui qui ha posto Pietro, vedete questo sarebbe Pietro, nell'atto di consegnare al Cristo le chiavi. E evidentemente questo assume un significato che possiamo intendere, ossia con la venuta di Gesù di Cristo nella parossia in qualche modo è compiuto il mandato della Chiesa, e quindi giustamente Pietro cosa fa? Riconsegna le chiavi a Cristo dopo che Cristo le abbia bene, gli va tutto bene. In particolare sul quale volevo un momentino attirare l'attenzione è che lui fa questa consegna in forma diretta passando sul capo di quello che è ritratto di sotto sul braccio, che è Giovanni, che peraltro è posto in simmetria con Maria. Uno sviluppo. Quindi Pietro sembra incurante di Giovanni,
ossia nella seconda venuta di Gesù è Pietro di persona che si affaccia, lui sta okay, pronto, eccoti qua, Giovanni. Sì. Questo è fondato, è fondato, c'è una fondamentazione biblica, cioè come avverrà, se si può in qualche modo, ecco, prevedere, come avverrà? Allora, dal punto di vista biblico c'è una notazione che mi pare molto significativa e che può offrire un po', direi, una certa luce sulla questione. Sì. È giustamente Giovanni, è l'apostolo Giovanni, che riporta questo brano nella parte finale del suo Vangelo. Dunque, voi sapete che, come ho accennato poco fa, in quell'incontro avvenuto fra i discepoli e Gesù al lago di Tiberiade, Pietro ha confermato, Gesù ha confermato Pietro quando ha detto: vieni tu, sì, pasci le mie pecore, pasci le mie agnelli, eccetera, no? E poi conclude dicendo: seguimi. Dunque, credo che Pietro avrebbe potuto essere, direi, più che soddisfatto, perché dopo, nonostante i tradimenti, lui si vede ugualmente confermato nella sua investitura di pontificato. No, non è così. Pietro non è ancora soddisfatto. Pietro ha una curiosità. E questa curiosità è rivolta a chi? È rivolta all'apostolo che a quanto pare sta alle loro spalle. E dunque prosegue il Vangelo di Giovanni. Pietro dunque, vedendo discepoli che sono ha il coraggio di porre a Gesù una domanda diretta. E di lui che ne sarà? Lui è attratto e quasi quasi ponendo questa domanda sembra, un po' implicitamente, che lui abbia avuto una qualche percezione, perché potrà aver fatto questo calcolo: se io, a me che sono stato contraddittore, Gesù mi dà questo mandato, ma vuoi che a lui, che per lui non abbia nessun progetto, lui che è quello che fa presentare sotto la croce, una dieta. E quale fu la risposta di Gesù? Non lo so. Se io voglio che lui resti quando io vengo, a te che importa? Tu sei di rinnovare, tu sei. Dunque, viene riconfermato per Pietro questa missione, diciamo, di sequela nel pascere il gregge, le pecore, sono tre volte differenti, pecore, genere, eccetera, no? Quanto invece al mio progetto di sotto, su Giovanni, è una cosa che non tengo. Cioè Gesù chiaramente dimostra di non avere intenzione di mettere Giovanni, Pietro, a parte del suo progetto su Giovanni. Ma dicendo così, se io voglio che lui resti, in qualche modo Gesù conferma il sospetto di Pietro, conferma che Gesù ha un progetto. E di questo progetto no, Gesù non vuole, non ha intenzione di mettere a parte Pietro. Ma un progetto c'è. Allora, qui ci sono tante belle cose, no? Il restare di Giovanni, il restare. Il restare è un tema tipicamente antropologico. Il restare, no? Lo spirito al battesimo, che fa lo spirito, scende e resta su Gesù, no? Di restare su di lui, no? E poi tutta la questione della casa del padre nella quale ci sono le mansioni viene dall'altra volta da restare, eccetera. È un tema tipicamente pneumatologico. Dunque, sembrano, direi quasi con chiarezza, apparire due riferimenti importanti per quello che può essere un progetto di Gesù su Giovanni, per quello che lasciano intendere i termini, ossia un riferimento pneumatologico e un riferimento escatologico. Perché? Perché se io voglio che lui resti quando io vengo, quando io sto. Quindi c'è
Gesù lascia intendere, quindi tirando con le somme adesso un po', in modo un po' affrettato, perché lascia intendere che c'è veramente, lui ha un progetto su Giovanni, che per noi presenta corrispondenza con il progetto pneumatologico. È un progetto che si colloca come? In certo modo in una posizione di ulteriorità rispetto al ciclo tipicamente, veramente e limitatamente ecclesiale. C'è un oltre, c'è un al di là, che non è rivelato, ma è lasciato con chiarezza intendere. E il riferimento in questo caso sarà Giovanni. Quindi Giovanni, evidentemente non sarà la persona di Giovanni, perché a quel tempo poi sorse anche la comunità, il pensiero, ma dicendo così Gesù forse intendeva dire che Giovanni non muore? Allora è Giovanni stesso che riprende questa domanda e dice no, non è questo che Gesù voleva dire, ma e lui ripete tali quali termini, quindi non dà una spiegazione. Quello che si può chiaramente desumere è che evidentemente non sarà la persona di Giovanni ad essere presente in occasione della seconda venuta, ma sarà, diremo così, il carisma. Ci sarà un progetto che in qualche modo si rende portatore del carisma giovanneo. Questo è il punto. Il nostro padre Manucci, proprio in continuazione, fa sempre il parallelismo tra Pietro e Giovanni, anche quando vanno a correre per la risurrezione, eccetera. E anzi dice poi che nella Chiesa Giovanni è rappresentato dai frati, dai religiosi, e invece Pietro è rappresentato dalla gerarchia. Tanto che è un miracolo della Chiesa Cattolica che le due correnti, quella gerarchica e quella spirituale, in qualche modo vanno d'accordo, tanto che ci sono dei monaci, dei frati che sono diventati padri. Mentre in Oriente, tra le abbazie e i vescovi, c'è un grande urto, eccetera. Quindi questa è proprio una, diciamo così, una realtà che da noi, il nostro Mariano, eccetera, domina proprio la nostra teologia. Cioè, ci sono queste due cose che manda avanti la Chiesa. Come anche l'Antico Testamento c'ha la legge e i profeti. E nel Nuovo Testamento c'è il sacramento, la vita, la guida, l'autorità e c'è lo Spirito. E queste due cose tengono sempre stanze. Comunque è interessantissimo. Io volevo dire di questa. Ecco, questo è un laico che ha dedicato la vita, non è un frate, ha dedicato la sua vita proprio all'insegnamento, allo studio, eccetera. E io non posso fare dei progetti perché non sono più un giovane, però secondo me questa è la strada che dovremmo cercare di favorire, l'apertura e l'inserimento dell'aicata nella teologia. Anche lì bisogna stare attenti, che ci sono da quelli che arrivano e raccontano mezze sciocchezze e non curano una cosa. Cioè, in questo si capisce benissimo che il primato dell'insegnamento è la vita cristiana. Invece in tanti studi di biblici, eccetera, ci sembra la Sacra Scrittura sembra uno studio di matematica. E la teologia è mi sarebbe sempre confuso. Invece qui abbiamo proprio la teologia a servizio della vita cristiana. Cioè che il cristiano in fedele ha bisogno di cose per vivere, non per fare della scuola, ma per fare della vita. Questa è scuola a servizio della vita. Sono molto contento che sia presentato qui da noi, perché rappresenta una realtà, secondo me, che deve essere incrementata e favorita.